sei lì. Stai bene. Siamo pronti per tagliare la torta. Wow, che foto incredibili. Sì, quei giorni erano davvero incredibili. Stavi davvero bene con quell'uniforme. Quello non sono io, è Matteo. Oh, hai ragione. Scusami, papà, prenditi il tempo che ti serve. No, sto bene, tesoro. È ora che tu sappia cosa gli è successo. Era la nostra ultima battaglia insieme, pochi giorni dopo il nostro 21° compleanno. Il battaglione di mio fratello doveva catturare un forte in pieno territorio nemico. Io non ero con lui. Ero in una unità speciale, in un'altra missione. Dovevamo fornire sostegno al battaglione di Matteo. Eravamo fieri di noi. Avevamo cambiato il corso della guerra. Eravamo gli arditi. Alla vittoria! O tutti accampati! Cannone da campo! Mentre Matteo avanzava, io ho combattuto sul monte, eliminando tutto ciò che sparava alla sua unità. Mi vengono i brividi solo a sentirti raccontare. Non preoccuparti. Avevo una corazza, sì. Tieni presente che tutti noi arditi eravamo volontari, pronti a tutto per l'Italia. All'inizio della via c'era una chiesa che il nemico aveva fortificato. Avrei dovuto combattere per superarla. Dopo i flamieri, restavano soltanto alcuni fatti. Eliminati anche quelli, la chiesa sarebbe stata nostra. C'era un pezzo di artiglieria che bersagliava i nostri e l'unità di Matteo. Dovevo distruggerlo. Si dirigeva verso il forte. E dovevo fare in modo che ci arrivasse. L'unica via per garantire la sicurezza dei miei uomini era distruggere il cannone. Esplosioni
Erano uno degli spettacoli più affascinanti della guerra per me. Ma non c'era tregua. Sul costone vicino c'era un cannone antiaereo che decimava i nostri velivoli. Era il mio prossimo obiettivo. Elimino l'ultimo uomo. A quel punto però sento un rumore che non scorderò mai. Un tavolo mi dà di martello sotto di me. E così faccio l'unica cosa possibile. Ero io da solo contro i bombardieri nemici. Dovevo abbatterli tutti. Non potevamo contare sui rinforzi. Se quegli uomini fossero morti, la nostra avanzata si sarebbe fermata e io avrei perso Matteo. Dopo che ho colpito i primi, hanno iniziato a prendermi di mira. Ma dovevo resistere. Dovevo difendere Matteo. Certo, si capisce. Nulla poteva scalfirla. Ma all'improvviso gli aerei hanno virato. Quando mi rialzai, pensai di essere morto e di essere all'inferno. Avevano fatto saltare la montagna, seppellendo noi e loro stessi. Oddio, Matteo! Dovevo trovarlo. Così scesi in quell'inferno. Non avevo altra scelta. Dovevo trovare Matteo, ma poteva essere ovunque, e così ho agito d'impulso. Oh, man!
C'erano degli alleati bloccati in alcune casupole. Dovevo salvarli. Con la volontà abbiamo avuto la meglio sulla potenza di fuoco nemica. Le casupole erano al sicuro. Dovevo andare. Non me l'hai detto. Matteo era nelle casupole. No. La sua unità era ancora più avanti. Ho visto delle cose, tesoro, che mi hanno fatto dubitare di essere ancora vivo. Quali cose? Fuoco. Fuoco ovunque. Avrei voluto abbandonare le trincee, ma sentivo le urla dei soldati italiani. Sapevo che i miei amici erano bloccati lì. Ho cercato dappertutto. Non so come, ma sapevo che Matteo non era lì. Ripenso ancora a quei momenti, tutti i giorni. Avevo quasi smesso di cercare. Iniziavo a sperare che Matteo fosse riuscito a fuggire. Ma poi... No! No! Mi senti? Rispondi! Lui non è mai invecchiato. Io sono ancora qui. Chi decide queste cose? Buon compleanno, Matteo.